Sarà un bilancio di previsione, quello che sarà approvato oggi o al massimo domani all'emiciclo, che sconta la scarsità di risorse, i pesanti tagli di trasferimenti da parte del governo centrale, appesantito dalla zavorra dei 51 milioni di euro che serviranno ogni anno e fino al 2025 a coprire il disavanzo accumulato dagli anni di finanze allegre e sperperi messi a conto delle generazioni future. A dirlo con disincanto al nostro microfono anche Camillo D'Alessandro del PD, coordinatore della maggioranza. Questo è un bilancio di svolta, diciamo così. Sì, dal prossimo anno le cose dovrebbero migliorare sulla base di alcuni fattori anche tecnici legati alla finanza pubblica e quindi avere più risorse. In aula l'opposizione di centrodestra promette di assumere un atteggiamento responsabile, ma non risparmia critica a un bilancio definito senza anima. E promette battaglia almeno su un punto, la riduzione delle tasse regionali, aumentata al massimo quando la sanità era commissariata. Non ridà ai cittadini ciò che gli è stato prelevato negli anni. Noi siamo stati commissariati e ci hanno imposto una tassazione la più alta d'Italia. Oggi siamo usciti dal commissariamento, credo che i conti siano abbastanza risanati, soprattutto grazie al governo precedente di centrodestra, ma la tassazione rimane sempre la più alta. Bocciatura della manovra anche da parte dell'opposizione del Movimento 5 Stelle. In commissione hanno bocciato le nostre ragionevoli proposte, protestano, e in aula arriveranno con 400 emendamenti. Parliamo di reddito minimo garantito, la proposta che è stata già precedentemente scritturata mediante legge dal nostro collega Mercante, l'abbiamo riproposto come emendamento perché riteniamo che la disoccupazione sia salita alle stelle e ogni anno aumentano i disoccupati e gli inoccupati in Abruzzo, quindi è necessario e doveroso un reddito minimo garantito per i tanti disoccupati. Abbiamo fatto proposte per finanziare la ristrutturazione delle case popolari, i fatiscenti che stanno crollando letteralmente, anche a questo hanno detto no.